1 ottobre il vicepresidente della Regione mi ha comunicato come presidente dell'ANCI che non è possibile mantenere gli impegni assunti con la legge di stabilità regionale del maggio 2020 se non c'è un intervento legislativo nazionale. Di fronte a questa ammissione di sostanziale impossibilità di operare, che porterebbe al dissesto 390 comuni e vanificherebbe i tentativi di ripresa dell'economia siciliana, sono subito intervenuto con il Presidente Conte, con i ministri competenti, con il Ministro Boccia, con il Ministro Gualtieri, con il Ministro Provenzano, con la Ministra Lamorgese, e ho avuto assicurazione proprio ieri durante il Consiglio dei Ministri che il Governo nazionale provvederà a mettere un rimedio, una pezza a questo che rischiava di essere una calamità istituzionale. È necessario che il governo nazionale, il governo regionale e il sistema delle autonomie, come più volte abbiamo chiesto, provvedano a mettersi intorno a un tavolo per evitare di scaricare sui comuni e sui cittadini l'adempienza dell'uno e dell'altro.